spettro molto ampio e questa mattina viene presentata un'iniziativa davvero interessante e molto originale, cioè il turismo rurale e il turismo lento. Il sindaco Pierluigi Biondi purtroppo non può essere suo malgrado presente, sapete benissimo le motivazioni. È in corso questo incontro, diciamo, chiamiamolo così, con i lavoratori dell'AMA e ci sono... È un incontro vero? È un incontro... Cioè, stanno in riunione adesso. Diciamo, questa parte è un incontro. E comunque avrebbe tenuto moltissimo essere presente perché, come sapete, il sindaco ha la delega, si è trattenuta la delega per i programmi Restart proprio perché vuole mirare personalmente a ottenere i risultati migliori possibili che peraltro stanno arrivando anche dalle altre iniziative di cui il Comune dell'Aquila è soggetto attuatore. Questo invece, dicevo, è turismo rurale e turismo lento e vede oltre la municipalità come protagonisti la Regione Abruzzo e il Comune di Fagnano Alto. Un cordiale saluto al signor sindaco Francesco D'Amore che ci illustrerà questa iniziativa insieme con il vicepresidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente. Doveva esserci anche l'assessore Liris, ma il vicepresidente parlerà anche a suo nome. Prego, vicepresidente. Io? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Fabrizio ha anticipato l'assenza di Guido che l'ho sentito poco fa, purtroppo è rimasto impegnato in regione per un problema urgentissimo che si è manifestato questa mattina e quindi il mio intervento anche tra virgolette a nome suo. Come regione siamo orgogliosi di questa iniziativa e soprattutto crediamo in una visione di prospettiva, di opportunità, di crescita per quanto riguarda le aree interne, iniziative come queste. Si parte da un convegno, da due giorni, si parte un convegno con una serie di iniziative, una serie di attività che poi il sindaco, che ringrazio per l'attività che svolge, per il lavoro che sta facendo anche come presidente della comunità del Parco Sirente, e qui si rientra anche una parte della mia delega perché ho la delega ai parchi. Io credo che sia l'inizio di un percorso che guardi alle popolazioni e guardi ai comuni minori, ai comuni dell'interno, ai comuni che in questi anni, al di là del terremoto, della ricostruzione, che è uno di quegli elementi su cui sicuramente si basa diciamo così, la necessità di far ripartire le nostre comunità, ma soprattutto guarda a quelle che devono essere l'opportunità di andare oltre alla ricostruzione materiale, ma che guarda alla ricostruzione sociale ed economica delle nostre, dei nostri territori. Credo che comunità come quelle di Fagnano, comunità della Valle Subequana, delle aree interne, comunità quella del Parco Vino Sirente, oggi debba guardare con attenzione ed interesse e creare le condizioni per le opportunità di crescita e sviluppo legate a quella che è la valorizzazione del nostro ambiente. Valorizzazione dei nostri territori, valorizzazione dei prodotti dei nostri territori, delle nostre specialità enogastronomiche, perché sono quelli gli elementi su cui si può costruire un turismo che abbia un senso, che abbia un'opportunità, diciamo così, di coinvolgere le comunità e le nostre popolazioni. In questi anni ancora non c'è mai stato un progetto d'insieme che possa costruire questa rete di comunità e di opportunità, io le chiamo così, soprattutto di opportunità. Quindi ben venga questa due giorni, ben vengano le iniziative che sono in essere, ma soprattutto dobbiamo guardare, la Regione Abruzzo è presente e sarà presente soprattutto per costruire insieme questo progetto di opportunità, che veda coinvolti gli amministratori locali, che veda coinvolti le comunità e soprattutto metta in condizione la valorizzazione di quello che è il nostro territorio. Territorio che è unico e dobbiamo essere capaci di costruirci un brand che sia poi il brand su cui costruirci una comunicazione che faccia conoscere, caro sindaco, oltre diciamo i nostri territori regionali, le nostre bellezze e le nostre specialità che credo non siano seconde a nessuno in Italia e nel mondo. Grazie, passo direttamente io. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Ha detto bene il vicepresidente della regione Emanuele Imprudente. Questo convegno nasce come punto di un lavoro già svolto che dura da circa due anni, che proprio perché noi sindaci del territorio siamo pronti per una sfida che è molto più importante, molto ambiziosa, quella di creare finalmente economia nel territorio, perché altrimenti
stiamo parlando del nulla. Oggi abbiamo avuto anche tanta attenzione dallo Stato con questi fondi Restart, che dobbiamo essere bravi noi a spendere perché non abbiamo più scusanti. Per fare questo è arrivato il momento di mettersi veramente insieme, perché io sento parlare da 4 anni e l'ho cercato sempre di dire in prima persona, di fare rete, perché da soli non si va da nessuna parte, ma adesso non c'è più tempo da perdere, secondo me. La ricostruzione, con tutte le difficoltà e tutto il resto, sta andando nella direzione che ci aspettavamo, e quindi è arrivato il momento di concretizzare per combattere lo spopolamento, per ridare dignità a questi borghi che stanno rinascendo. E insieme agli altri sindaci dell'area 8, del Parco Silente Velino, abbiamo incominciato sin da tempo a lavorare, abbiamo analizzato i dati delle varie forme di turismo che abbiamo avuto in questi anni, abbiamo visto che il turismo naturalistico, cioè che comprende un po' tutta la gestione della sentieristica, e quindi e-bike, trekking, turismo equestre, blue economy, sono tutti forme di turismo che hanno avuto un'impennata dal 2017 al 2018 impressionante. Porto solo l'esempio del mondo e-bike, che è aumentata dal 41%. Quindi abbiamo puntato direttamente, anche con il progetto Restart, 12 comuni dell'area 8, su tutto l'aspetto naturalistico e sentieristico. Perché? Perché abbiamo visto che in prospettiva è quello che in più breve tempo ci può dare un concreto rilancio del territorio, e al contrario di tante altre forme di turismo che comunque avremmo potuto sviluppare e potremmo mettere a sistema magari in seguito. È logico, perché tutto questo avvenga, cioè è importante avere l'appoggio e la collaborazione di tutti gli operatori turistici del territorio, perché infatti il corso, come poi non so se avete già visto, vi illustreremo, nel secondo giorno è dedicato prevalentemente a loro, perché anche qui ci sono tante persone che hanno creduto, che hanno investito, che stanno vivendo tra mille difficoltà, e quindi il convegno nasce proprio per un momento di confronto e di ascolto principalmente tra gli amministratori e gli operatori turistici, per individuare la linea da seguire tutti insieme, che bene o male è questa che abbiamo tracciato, in modo tale da dare anche le giuste risposte a tutti gli operatori turistici che vogliono continuare a investire su questo territorio. Bisogna creare, come ha detto bene Emanuele, un brand che noi vediamo di questa parte del territorio, che può andare dal Gran Sasso all'Altopiano delle Rocche, attraversando la Valle della Terno e la Valle Subequana, per creare un brand nostro e quindi tutto il marketing che questo comporta, per poi arrivare definitivamente, che credo che sia l'obiettivo finale forse di tutti, in primis della Regione, di arrivare a un brand unico Abruzzo, cioè di mettere finalmente in collegamento le aree montane con le aree costiere, per fare un'offerta turistica completa che abbiamo poi solo noi. Infatti l'altro giorno, racconto questo episodio, abbiamo ricevuto al parco un esperto di sentieri di e-bike, che è venuto dal Trentino, portato da alcune associazioni di categoria, e dopo 3 giorni che stavo sul nostro territorio l'abbiamo ricevuto e ci ha detto, mi ricordo mi ha detto: Presidente, voi parlate sempre del Trentino, no? Che c'è un'altra mentalità e tutto quanto. Io vi dico che ho visto il Gran Sasso, ho visto il Sirente e non hanno nulla da invidiare le nostre Alpi. Però vi dico una cosa, voi avete il mare a 1 ora e mezza di macchina, 1 ora di macchina, che noi non ce l'abbiamo, detto, e se l'avessimo avuto. E quindi non c'è altro da dire, già tutto scritto, bisogna solo lavorare e lavorare insieme. Questo è il nostro obiettivo. Forti anche di una Regione attenta e... Anche col parco abbiamo già fatto una serie di iniziative che Emanuele sa, in qualità di assessore appunto delle aree protette, e ci hanno dato risposte importantissime. Abbiamo autorizzato una gara quest'estate, il 1° di giugno, di 1100 partecipanti, da Aielli a Ovindoli, 3000 persone sul territorio, alberghi, ristoranti, tutto pieno, in un momento che non era ancora un momento prevalentemente turistico. E bisogna lavorare in questa direzione, perché per vivere poi di turismo non si può fare turismo solo a gennaio o solo ad agosto. Dobbiamo lavorare su una fetta che sia almeno di 10 mesi l'anno, e quindi diversificare tutto quello che è la nostra offerta turistica nelle varie stagioni. Fortunatamente abbiamo un territorio meraviglioso, che anche con il nostro Restart abbiamo puntato prevalentemente, come abbiamo detto, sulla sentieristica, su un progetto di navigabilità della Terno, sulle aree camper,
perché credo che le infrastrutture ne abbiamo e ne avremo ancora di più e dobbiamo solo valorizzare quelle che abbiamo all'interno dei borghi per fare una proposta unica in Italia. Questo è il nostro obiettivo.